il volontariato ha avuto come dire, un ruolo importante, non solo perché è cresciuto, ha assunto dimensioni nuove e diverse, ma anche perché ha dato un contributo ai territori quando è stato in grado di organizzarsi, quando è stato in grado di mettersi insieme. Perché proprio ad Andria abbiamo avuto l'esperienza che quando ha funzionato bene il coordinamento, sono emerse tante come dire, esperienze positive e abbiamo, credo, contribuito notevolmente anche a migliorare le politiche sociali sul territorio. Molti comuni ci invidiavano, invidiavano l'amministrazione comunale andriese perché lavorava su certi temi, ma sapevano anche che tante esperienze venivano dal mondo del volontariato. La politica è la cura del bene comune, è avere a cuore ciò che è collettivo e ciò che è condiviso con le persone che abitano la tua scuola, che abitano il tuo quartiere, che abitano la tua città. È importante immaginare la politica come uno spazio abitabile, perché ciascuno di noi è meno se è da solo e quindi la politica è il luogo del desiderio collettivo, è il luogo dello sforzo condiviso per migliorare una condizione, per trasformare la realtà, per immaginare che quello che viviamo non è l'unico mondo possibile, ma ciascuno di noi è responsabile della possibilità di inventarne uno nuovo. Il ruolo del volontariato è questo, è quello di anticipare e di prevenire e di cambiare le politiche di un territorio. L'impegno per il bene comune fa bene perché ci fa sentire agenti del cambiamento e questo fa bene a noi, no? Perché ci fa sentire protagonisti della vita che viviamo. Molte di quelle aspettative, di quei sogni, eccetera, tante persone si erano messe comunque a provare a realizzarle attraverso il volontariato, attraverso le cooperative. All'epoca non esisteva neanche giuridicamente il volontariato, la cooperazione sociale. Erano gli anni appunto della grande riforma anche della psichiatria, dell'antipsichiatria, della legge Basaglia e quindi della chiusura dei manicomi e quindi di pensare a strutture che fossero anche inclusive per persone con una serie di difficoltà e così via. Erano gli anni in cui il volontariato si mobilitava per far fronte anche al dramma delle dipendenze patologiche, mentre diciamo, lo Stato e le strutture sanitarie tradizionali non sapevano che pesci pigliare. Tutto il mondo ecclesiastico e non solo invece si era mobilitato per cercare di creare dal nulla delle risposte a questi bisogni. Scegliere di condividere la vita con i fragili, a volte noi ci siamo sentiti dire, ma stare sempre in mezzo ai casini, in mezzo alle fragilità, no, non è vero. Noi siamo diventati più ottimisti perché possiamo testimoniare che con l'impegno di tanti anche le situazioni difficili possono avere una svolta positiva e quindi questo rinforza il nostro senno. Il paradosso è che io non so quante traiettorie di vita sono riusciti a cambiare, eh? Però quei ragazzi hanno cambiato la mia traiettoria di vita. Non so cosa avrei fatto nella mia vita se non avessi incontrato loro. Certo, loro hanno, diciamo, influito in maniera decisiva sulle mie scelte di vita professionale e sulle scelte di vita professionale di tantissime altre persone, perché poi qui hanno lavorato in questi 25-27 anni, hanno lavorato, insomma, decine e decine di persone. Se possiamo, facciamo fare esperienze significative ai ragazzi, perché sono quelle esperienze che poi restano nei ricordi e che uno si attacca a quel ricordo. Questo tante volte con i nostri accolti sembra che sia stato un fallimento quell'accoglienza, invece dopo c'è un fidanzamento, un funerale e lui si riprende e tornano alla memoria
anche tutti i percorsi fatti insieme, quindi anche la capacità un attimo di aspettare rispetto alla persona fragile che capita sulla nostra strada. È possibile trasmettere solo se abbiamo consapevolezza di quello che siamo stati capaci di fare, ma anche dei nostri limiti ed errori, no? Perché se manca questo, i giovani non ci capiscono. Già faticano a capire come sia possibile che una famiglia, un gruppo di persone si esponga così e si metta così in gioco, no? In un tempo in cui tanti fattori spingono più a chiudersi. Per esempio, la difficoltà dei giovani di entrare nel mondo del lavoro. È chiaro che non li aiuta a pensarsi come una risorsa anche per gli altri, no? Noi adesso viviamo un mondo virtuale, purtroppo, e molti dei ragazzi vivono un mondo esclusivamente virtuale, anche le relazioni sono virtualizzate, anche a seguito della pandemia, di questi ultimi 2 anni di pandemia. Però, da un altro punto di vista, abbiamo la possibilità di accedere con più facilità alle informazioni. E con più facilità alle informazioni anche per poter fare cose differenti in modo differente. A questo punto bisogna semplicemente autorizzarsi a voler costruire un qualcosa di diverso e anche autorizzarsi a seguire i propri sogni. Poi tante volte fai quello che puoi, a volte devi anche solo guardare. Siamo abituati a dire io oggi ti do un punto di appoggio, può essere che ti serva, può essere che non ti è servito oggi e sembra che sia stato un fallimento. E poi invece ti servirà domani anche solo come ricordo. A me piacerebbe sicuramente che il mondo che verrà è un mondo che mantenga quello sguardo su quel sogno che avevamo, cioè sul sogno che abbiamo, cioè che rimanga sempre alta la capacità della società civile, delle organizzazioni, di guardare, di sapere leggere, di dare una visione, di esserci. È importante che gli facciamo cogliere anche lo sguardo che abbiamo avuto. Il nostro agire è nato essenzialmente, prima di tutto, dal commuoverci di fronte alla sofferenza di famiglie, di bambini, di ragazzi che stavano in situazioni di grossa difficoltà. La molla è stata quella e tutto questo è ben presente nell'oggi. Anche un altro tema, secondo me, un'altra parola che è stata un po' abbandonata è quello dello stupore. Cioè noi probabilmente non ci stupiamo più di nulla perché abbiamo un accesso tale alle informazioni che ci sembra di conoscere tutto. Invece paradossalmente riuscire a recuperare quell'esercizio dello stupore, anche lì è un esercizio fisico, non è un esercizio mentale. Anche lì significa fermarsi, darsi del tempo. Quindi quello che noi possiamo sicuramente lasciare è sicuramente la capacità, la visione che avevamo, gli ideali che ci spingevano, le cose che abbiamo costruito, perché appunto secondo me le migliaia di organizzazioni no profit che costituiscono la spina dorsale della risposta sociale sono un fatto oggettivo. Ecco, lì bisogna sempre stare attenti, però io non... Per me quello sono un bagaglio enorme. Banca Etica è un progetto sano, bello, che esiste e che possiamo lasciare. Così come possiamo lasciare un messaggio che tante persone insieme, pur con visioni diverse, possono realizzare concretamente. Quindi questa idea che insieme ad altri si può arrivare lontano. La rete. Ma credetemi, ma perché da solo voler fare qualcosa? Non ha senso. Allora noi diciamo, stiamo assieme, ognuno mette poco, non a livello economico, attenzione, mette poco del suo sapere, mette un poco della sua disponibilità, mette un poco e vediamo di realizzare. Allora torno facendo un passo indietro. Se io dovessi pensare che la festa del popolo, sì, l'ho pensato, l'ho immaginato, e anche insieme con Michele Comboniani, lo volessimo realizzare, ma credetemi, non abbiamo problemi da soli a farlo, perché
di eventi grossi, importanti, avendo anche un festival musicale importante a livello nazionale, lo faremo con la nostra squadra tranquillamente, senza nessun problema. Però diciamo no, vogliamo che in questa manifestazione ognuno possa avere cittadinanza, ognuno dei mezzi suoi, quindi aggreghiamoci. Io dico che sono tra un gruppo di persone fortunate che in un momento della sua vita ha incontrato altri pazzi come me per fare delle cose significative e oggi possiamo essere anche contenti di quello che abbiamo realizzato. Io nel mio piccolo ho cercato di navigare dentro di questo mondo e quindi cercando di mantenermi più o meno a galla, perché si tratta di un mondo anche sempre molto molto sballottolato, un po' dagli eventi sociali, economici, un po' dagli eventi politici, istituzionali, quindi non è stato un percorso molto molto lineare, molto semplice, ci sono state varie burrasche, vari momenti di difficoltà, però insomma, dopo 40 anni siamo ancora qui e penso che sia giunto il momento di passare la mano, di sperare che tanti giovani possano, ecco, fare la loro storia all'interno di questo mondo. Se penso, diciamo, a quale può essere la chiave di lettura che possiamo dare all'esperienza fatta in passato e che sia utile anche per chi oggi, ragazzo o ragazza, decide di impegnarsi, di fare un'esperienza di impegno sociale, direi che la cosa importante è tenere insieme due dimensioni, quella pratica, concreta dell'esperienza, quindi offrire alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di fare un'esperienza concreta, di prossimità, di contatto, a diretto contatto con le questioni, con le persone che necessitano del nostro sostegno, del nostro aiuto, e dall'altra accompagnare questa azione concreta con un rigore analitico, con una capacità di riflessione, di studio, di analisi che qualifica quell'intervento, che lo rende efficace. L'eredità che secondo me la mia generazione può lasciare, almeno quelli appunto gli attivisti, quelli che hanno deciso di spendere la vita in un determinato modo e di posizionarsi anche, è il fatto che adesso un altro mondo è veramente possibile. Dobbiamo soltanto realizzarlo, perché le esperienze ci sono, hanno dimostrato di esserci, di essere sostenibili. Abbiamo tutti gli strumenti, abbiamo anche il potere di farlo in questo momento, dobbiamo semplicemente farlo. Sì, è faticoso, ma mi rendo conto che è faticoso, ma se non fosse così sarebbe qualcosa non divertente. Quando mi capita di confrontarmi con chi è più giovane di me, io dico sempre che bisogna cogliere le occasioni subito, non preoccuparsi di assumersi responsabilità in prima persona, di sfidare anche chi continuamente dice loro di aspettare, di pensare innanzitutto ad ascoltare chi ha più esperienza, chi no. Io penso che i giovani oggi farebbero bene, diciamo, a darci un bel calcio nel sedere. I giovani ci sono e bisogna aprirgli le porte e lasciare che crescano e scelgano loro le cose da fare, mostrargli un pezzettino di storia, di esperienze, e magari si incuriosiscono, magari vogliono saperne di più. In questo mi è capitato anche di avere dei rapporti con dei ragazzi che mi hanno poi scritto dopo chiedendo di aiutarli a capire la storia di questi movimenti a cui loro si erano legati. Non riuscivano a collegare ciò che gli trasmette il quotidiano e questa lunga sotterranea storia di invenzione, lotta, sperimentazione, affermazione di diritti e valori. Hanno bisogno di una storia, di capirla, di sentirla raccontare e anche di leggerci dentro risposta alle proprie domande.